I lavoratori del settore commercio aderenti alla Filcams CGL incroceranno le braccia domenica 29 marzo per lo sciopero proclamato dal sindacato, che chiede una maggiore tutela dei lavoratori che continuano a svolgere il proprio lavoro in condizioni difficilissime, spesso rischiando la propria salute. Il sindacato sottolinea come i negozi siano, dopo gli ospedali, il luogo di maggiore diffusione del virus. Questo perché ci sono clienti che vanno a fare la spesa tutti i giorni, anche più volte al giorno, acquistando pochissimi prodotti, perché non c'è controllo su questo, non ci sono mascherine, non ci sono i pannelli di plexiglass alle classe, non è possibile far rispettare il contingentamento degli ingressi e questa situazione sta diventando drammatica. Per questo chiedono al governo di non lasciare agli imprenditori la possibilità di scegliere orari e modalità di accesso ai supermercati, stabilendo una normativa ad hoc che obblighi anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali la domenica. Noi protestiamo perché non ha nessun senso stare aperti tutto il giorno, stare aperti 7 giorni su 7. Non ha alcun senso che i negozi siano aperti anche di domenica. Per queste ragioni noi chiederemo a tutti i lavoratori dell'Abruzzo e del Molise di scioperare e chiediamo alle istituzioni che siano sensibili a queste problematiche